I ragazzi nostri devono avere una scuola decente, non possiamo stare con la paura, i ragazzi hanno bisogno di sicurezza, di un tetto sicuro in testa, di un tetto sicuro e basta. Prima l'ipotesi di demolizione, poi la prospettiva di dislocare le classi del polivalente di Barletta e le 22 aule del Garrone ospitate all'interno del Nervi Fermi Cassandro nei plessi di Miccoli e Manzoni, a cui si sarebbero aggiunti circa 50 moduli scolastici predisposti dalla Protezione Civile. Dopo, all'esito di un sopralluogo condotto dal presidente Emiliano con i tecnici regionali e la Protezione Civile, è stato dato incarico per nuove verifiche strutturali al fine di valutare l'ipotesi di possibili lavori di manutenzione. Oggi un nuovo tavolo tecnico per discutere le ipotesi al vaglio per il rientro in classe. Sono state fatte ipotesi, riunioni, ma diciamo anche contatti diretti, almeno con il sottoscritto in qualità di dirigente scolastico del Garrone, da parte dell'ente competente non ce ne sono stati. È trascorso quasi un mese dalla chiusura del polivalente di Barletta e mentre la data del 24 settembre fissata per il ritorno in aula si avvicina inesorabilmente, le risposte tardano ad arrivare. Quindi io mi aspettavo un contatto da parte dell'ente competente che mi chiedesse: hai bisogno di qualche lavoro di edilizia scolastica per riattare alcuni ambienti e trovare altri ambienti utilizzabili. Non c'è la situazione del Garrone, non c'è la situazione del Fermi Nervi Cassandro, è la situazione di tutti, perché tutti i ragazzi hanno diritto allo studio, hanno diritto di un posto, ok, di una struttura sicura. Noi l'anno scorso, avendo avuto un crollo, abbiamo anche risentito di tante classi delle quali noi eravamo ospiti e siamo ancora tuttora ospiti, proprio sgretolate, si era sgretolato il cemento. Quindi noi ora chiediamo di intervenire, di darci questa possibilità, perché noi, come tutti quanti gli altri ragazzi d'Italia, abbiamo questo diritto allo studio, che è un diritto inviolabile. Chiaramente c'è il disagio non colto da amministratori vari di trovare degli spazi dove fare scuola. Capite bene che manca l'essenziale per fare scuola in maniera assolutamente diciamo accettabile, quantomeno. Studenti, genitori e insegnanti si sono radunati questa mattina sotto la prefettura mentre era in corso un incontro tra enti, dirigenti e sigle sindacali. Il primo giorno che inizia la scuola staremo dietro i cancelli, non li faremo entrare a nessuno. Perché i ragazzi avevano notato le crepe, però quindi alla fine noi come se non siamo andati. Quindi voi avete già esposto il problema. Noi siamo già andati, sì. I ragazzi, sì, però noi siamo andati. I ragazzi li abbiamo presentati per questo, perché c'era questo rischio. Quando noi siamo andati per giustificare la loro assenza, ci hanno quasi fatto il sorriso in casa, come per dire: ma voi che cosa state facendo? È un piano. Noi abbiamo una scuola da 167, è abbandonata, e manca poco per finirla. Circa 1800 i ragazzi che a settembre dovranno tornare tra i banchi di scuola. Ancora incerto, tuttavia, l'imminente futuro di alunni e docenti che rischiano di dover svolgere turni pomeridiani per un tempo indefinito. La nostra più grande preoccupazione è che se le cose rimangono come sono, si inizierà con i doppi turni e se, diciamo, la provincia riesce ad intervenire con dei piccoli lavori edilizi, forse riusciamo a trovare tre aule, quindi da 22 passiamo a 19, 19 classi dovremmo fare il doppio turno, non ho altra possibilità. Noi di promesse non ce ne facciamo niente, noi vogliamo la verità, noi vogliamo una scuola. Non vogliamo una scuola aggiustata, una scuola buona.